Allora, in qualche modo avete dimostrato di riuscire ad affrontare questa crisi con queste nuove assunzioni? Sì, diciamo che oggi siamo qui proprio per comunicare e condividere con la città questa bella notizia di altre 51 assunzioni che proprio in questi giorni, vedete proprio anche proprio qui sotto, stiamo facendo assunzioni di personale dipendente, quindi non collaboratori a progetto, che saranno collocati sulla commessa Enel e sulla commessa Coop. Quindi in un momento di crisi, dove tra l'altro in questo settore ci sono dei segnali di profondi problemi, soprattutto nelle altre regioni, in Calabria in particolare, in Toscana, in Piemonte, in Umbria. Ecco, in Abruzzo noi riusciamo, qui a Spezia invece, proprio grazie al lavoro degli operatori, alle commesse che abbiamo, che sono sostanzialmente le tre commesse che lavoriamo qui a Spezia, che sono soprattutto Enel, Coop Voce e Findomestic, a dare un'ulteriore spinta occupazionale a questa città. Questo settore, insomma, è stato al centro anche di dibattiti, è stato anche oggetto di film, è stato oggetto di, insomma, profonde discussioni, perché si parla di precarietà molto spesso quando si parla di call center, si parla di stipendi comunque non particolarmente elevati. Qual è la vostra risposta? Riuscite a sfatare questa sensazione comune? Sì, è vero, una sensazione che almeno qui a Spezia è sicuramente sbagliata, lo dimostrano i fatti. Questa call and call diventa, grazie a questa assunzione, ma lo era anche prima, la più grande realtà occupazionale della provincia, con 620 assunti a tempo indeterminato. E poi, ripeto, non esistono i call center alla Virzì, sono film molto belli, ma che non fanno vedere la vera realtà dei call center. La realtà dei call center di quelli seri è questa fatta da persone assunte, da persone che fanno e che svolgono un'attività assolutamente normale, nella quale si può crescere. Tutto il nostro management interno sono operatori spezzini che sono cresciuti. Quindi diciamo che qui a Spezia dimostriamo davvero che questa fama del call center, almeno qui da noi, è immeritata.